Le anticipazioni del TG Veneto News, ben ritrovati. Oggi 13 giugno, il giorno di Sant'Antonio. A Padova la celebrazione del santo protettore della città, con gli ingressi contingentati in basilica, però una folla di fedeli davanti ai maxi schermo e la reliquia del santo portata con l'elicottero dell'esercito sui luoghi simbolo dell'emergenza Covid a Vo' Euganeo, a Merlara, a Schiavonia e poi sopra la città. Abbiamo fatto vedere la lunga diretta della messa solenne delle 17 in diretta su Telechiara con la reliquia del santo portata in processione, la celebrazione celebrata dalla messa celebrata da padre Roberto Brandinelli, vicario provinciale dei frati minori conventuali. Questo per quanto riguarda il giorno di Sant'Antonio. Oggi è anche il giorno dell'ordinanza, forse quella che sarà l'ultima ordinanza firmata dal governatore per la riapertura dei concerti, dei teatri, delle discoteche, un'apertura progressiva a partire già da lunedì prossimo con i cinema e altri luoghi e poi venerdì con le sagre, con tutto il sistema fieristico e poi a fine mese la terza parte di questa ordinanza che dà di fatto il via libera anche agli sport all'aperto. Una giornata però falcidiata da alcuni episodi di cronaca, a cominciare da un 63enne a Vigo d'Arzere in provincia di Padova travolto e ucciso da un'auto. Alla guida c'era un 30enne che se n'è andato a casa convinto di non aver investito l'uomo, al papà che gli ha chiesto spiegazioni sull'auto ammaccata, ha detto che pensava di aver preso una buca. Un altro decesso a Negrini e questo e altro tra pochi istanti nell'edizione serale del TG Veneto, subito dopo il break. A tra pochissimo. Prestazioni senza compromessi nel mini escavatore SK17 Giro Sagoma. Affidabilità e un servizio assistenza tempestivo. Scopri la promo sul sito bassan.com. A Padova la celebrazione di Sant'Antonio, ingressi contingentati in basilica, folla di fedeli davanti al maxi schermo, la reliquia del santo portata in elicottero sopra la città e sui luoghi simbolo dell'emergenza Covid. Nuova ordinanza, da lunedì aprono cinema e teatri con capienza dimezzata, da venerdì via libera a sagre, discoteche ed eventi fieristici. A fine giugno permessi anche gli sport di squadra con contatto fisico. Auto travolge e uccide un 63enne di Vigo d'Arzere, in provincia di Padova. L'autista non si ferma, torna a casa. Al padre racconta di aver centrato una buca sull'asfalto. 31enne indagato per omicidio stradale. Dramma Negrar, nel Veronese. 33enne scivola e precipita in una scarpata per 25 metri. L'uomo si era fermato con gli amici sul ciglio della strada. Resteranno in isolamento fino al 21 giugno gli oltre 300 migranti dell'ex caserma Serena di Treviso. Dopo gli scontri e i tafferugli dei giorni scorsi, in arrivo una trentina di denunce. Chiedono 30.000 euro per non rivelare un incontro omosessuale. 70enne vittima di un'estorsione. La polizia di Venezia arresta una famiglia rom, tra loro anche un minorenne. Folla in quasi tutti gli stabilimenti a Jesolo, operatori soddisfatti, domani primo giorno con l'obbligo di prenotazione attraverso l'app. È boom di richieste nonostante il meteo incerto. TG Veneto News, buonasera e ben ritrovati, li avete sentiti dunque i titoli delle principali notizie di oggi. Apriamo con la celebrazione, il giorno di Sant'Antonio a Padova, ingressi contingentati in basilica, una folla di fedeli davanti ai maxi schermo e poi la reliquia del santo che è stata portata in elicottero sopra la città e sopra luoghi simbolo dell'emergenza della provincia, a Schiavonia, a Merlara e a Vo'. Vediamo tutti i dettagli nel primo servizio.
Sono le 12.30 all'aeroporto Allegri di Padova quando la reliquia di Sant'Antonio viene caricata sull'elicottero dell'esercito per alzarsi in volo e sorvolare i luoghi più rappresentativi di questi mesi di emergenza coronavirus. Una prima tappa all'ospedale di Schiavonia, dove la reliquia, custodita in un busto dorato, è stata benedetta. Poi la ripartenza e la prosecuzione del volo sopra Merlara e sopra Vo, con il portellone che si apre e la benedizione che dall'alto viene impartita all'intera comunità in uno scambio emozionante e necessario dopo mesi di paura. Un sorvolo sulla piazza centrale del paese e sul comune che più di tutti ha simboleggiato per molti aspetti l'emergenza in Italia. Un viaggio proseguito poi fino a Campo San Piero e nuovamente di ritorno a Padova con i fedeli in preghiera dentro la basilica e all'esterno con il naso all'insù per salutare con lo sguardo il passaggio del santo. Ad accompagnare la reliquia dall'alto, a bordo dell'elicottero, anche la Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, e il Rettore della Basilica, Oliviero Svanera. Momenti emozionanti per i padovani, ma anche per i molti pellegrini che da tutta Italia, ma non solo, non sono voluti mancare a questo 13 giugno, unico e particolare per il distanziamento e le norme anti-Covid, distanziati e limitati i posti all'interno e all'esterno della Basilica, senza limite invece la devozione dei presenti al Santo Protettore di Padova. Di dove siete? Di vicino Monza, Brugherio. È un'emozione, ed è un'emozione diversa. Sicuramente ci dà speranza, sì, ci aiuta, ecco. Beh, è bello vedere anche tanta gente, riuscire anche a stare insieme, anche se dobbiamo mantenere le distanze, però fa bello vedere che comunque la gente vuole andare avanti. Io credo sia importante dare cibo allo spirito ogni tanto, quindi dopo questo periodo insomma credo fosse giusto. Da dove arrivate? Noi da Napoli, San Giorgio a Cremano. Poi veniamo sempre da Sant'Antonio, ogni volta che veniamo. Sono da Filippini, abito delle Filippini. Ogni 13 di giugno io so festeggiare, io sempre andare nella casa di chiesa di Sant'Antonio e prega sempre per lui e per noi anche. Beh, noi abbiamo fatto il pellegrinaggio dal santuario delle Noci del Campo d'Asco, siamo partiti stamattina molto presto. È un significato di fede essenzialmente, un affidamento a Sant'Antonio. Preghiere e speranze durante le 8 messe celebrate oggi e più intimamente nel cuore di ciascuno dei presenti. E adesso andiamo in diretta proprio all'interno della Basilica del Santo, dove alle 17 è iniziata la messa solenne celebrata da padre Roberto Brandinelli, vicario provinciale dei Frati Minori Conventuali. Vediamo proprio le immagini in diretta in questo momento. E un momento particolare perché al termine di questa messa, la messa solenne, la reliquia del santo verrà portata poi in processione perimetrale. E adesso torniamo indietro a circa un'ora fa alle 17 con, vedete, la statua e la reliquia che vengono accompagnate, scesa la reliquia dall'elicottero, vengono accompagnate proprio all'ingresso del santo a Padova. Questi sono i fedeli dietro le transenne che osservano. Ovviamente la presenza dei fedeli anche all'esterno era comunque contingentata. È stata accompagnata dalle massime autorità cittadini, ma c'era anche Maria Alberti, Elisabetti Casellati, la seconda carica dello Stato, la Presidente del Senato. Vediamo proprio in questo momento l'arrivo e l'ingresso della statua di Sant'Antonio della Reliquia. E qui vediamo il sindaco di Padova, Giordano, assieme al questore Isabella Fusiello, da pochi mesi a capo della questura di Padova. Assieme a loro, tra le autorità, anche il prefetto Renato Franceschelli, che vediamo proprio adesso accompagnare Elisabetta Casellati, la Presidente del Senato, a fianco poi anche il questore anziano al Senato, il senatore Antonio De Poli, dietro avete visto il sindaco con la fascia tricolore, il sindaco di Padova. Quindi queste le immagini dall'interno della Basilica del Santo.
Lasciamo Sant'Antonio, parliamo adesso delle ordinanze, delle nuove aperture, via libera alle discoteche, ma solo all'aperto, prevista la quarantena negli alberghi convenzionati per i turisti che risultassero positivi al coronavirus, ma in Veneto da qua ai prossimi 10 giorni riparte un po' tutto, le fiere, le sagre e anche gli sport di contatto all'aperto. Sentiamo. La fase 3 mette il turbo e il Veneto accelera le riaperture. La nuova ordinanza di Zaia fa ripartire tutto. La settimana che arriva spalanca le sale di cinema e teatri, ma soprattutto finisce l'amarezza dei nottambuli discotecari. Da venerdì 19 giugno si può tornare a ballare, a patto che sia all'esterno. Vietati i lenti, meglio il twist con distanziamento sociale. Il tema della discoteca ha un solo problema: se voi ci pensate, riempiamo i cinema, riempiamo i teatri. Ma il tema della discoteca è quello del ballo, no? Del contatto fisico e di tutto quello che potrebbe essere questo aerosol di vaporacqueo emesso dalle persone. La discoteca al chiuso rimane per ora un miraggio. Mare, spiagge e pinete si animeranno presto la sera con DJ, casse acustiche e musica sotto le stelle. Purtroppo le discoteche sono le prime ad essere state chiuse, sono le ultime a riaprire e va riconosciuto la difficoltà che ha questo settore, che è un comparto che per noi è strategico per la promozione turistica. Attenzione poi ai turisti che possano risultare positivi al coronavirus. Saranno presi in carico dai servizi di igiene e prevenzione delle ULS e staranno in isolamento per 14 giorni negli alberghi convenzionati. Fare i 15 giorni ad Asiago piuttosto che a Cortina o da qualche altra parte dove c'è l'albergo convenzionato. Però tutto con gestione da parte del servizio di prevenzione. Dal 19 giugno saranno benvenute anche sagre, fiere, congressi, sale gioco, bingo e casinò. Infine, nell'agenda delle ripartenze spicca la data del 25 giugno, quando potranno ripartire gli sport amatoriali di contatto. E torneremo tra poco a parlare delle riaperture dei cinema che si stanno predisponendo ad aprire a partire da lunedì, ma anche dell'apertura di Gardaland oggi e non solo, andremo anche a Jesolo per vedere com'è andato questo sabato in spiaggia. Però adesso un'ampia pagina di cronaca e andiamo a Vigo d'Arzere in provincia di Padova, dove ieri sera si è consumata l'ennesima tragedia. A perdere la vita è stato un 62enne del posto. Sentiamo. Due rose a bordo strada e sull'asfalto, i segni dei rilievi ad immortalare purtroppo l'ennesimo incidente mortale sulle strade del Veneto, con un uomo ucciso e il suo investitore, ignaro di quanto accaduto, che rientra a casa senza fermarsi, credendo semplicemente di aver preso una buca. La tragedia si è consumata attorno alle 23 di ieri lungo questa strada, via Busato, a Vigo d'Arzere. Leni Lorenzato, 62enne del posto, stava camminando ai lati della striscia d'asfalto quando ad un certo punto un'auto, colpendolo, l'ha travolto facendolo rovinare sull'asfalto senza dargli scampo. Auto il cui conducente, un 31enne padovano della zona, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di omicidio stradale. Secondo quanto riferito agli inquirenti, il padre del 31enne, poco dopo il sinistro, ha ricevuto un messaggio sul proprio cellulare da parte dell'assicurazione che lo informava che poco prima l'auto a lui intestata era rimasta coinvolta in un incidente. Sceso in garage, ha appurato che effettivamente il mezzo era danneggiato e parzialmente sporco di sangue. L'uomo ha immediatamente chiamato il figlio, al quale l'auto era stata prestata poco prima. «Credevo di aver preso una buca e non ho dato troppo peso alla cosa», avrebbe affermato il 31enne per giustificare il danneggiamento all'auto. I due sono così saliti nel mezzo, tornando in via Busiago, per accertarsi dell'accaduto e una volta sul posto hanno incontrato i carabinieri, ai quali il 31enne ha dato la propria versione dei fatti. Le indagini sono ora in corso per stabilire chi effettivamente fosse alla guida del veicolo. Immagini di videosorveglianza e testimonianze sono al vaglio degli inquirenti. Ancora cronaca, andiamo a Negrano e Veronese, un trentenne scivola e precipita in una scarpata per 25 metri, l'uomo si era fermato con gli amici sul ciglio della strada, sentiamo. Un volo nel vuoto di 25 metri, un volo fatale per Alessandro Sartori, 32 anni, di Grezzana. È finita in tragedia una serata trascorsa con altri tre amici che l'avevano passata in birreria in paese. Prima di andare a casa, poco dopo le 2 della notte, la decisione di venire quassù in via Sottosengia a Montecchio di Negrar per fumare una sigaretta ed espletare anche i bisogni fisiologici. Un tratto collinare molto panoramico che domina la Valpolicella e anche Verona, suggestivo la sera con
l'illuminazione. I quattro amici escono dalla macchina lasciata su questo spiazzo. Alessandro probabilmente non si accorge che sotto c'è il vuoto, mette un piede in fallo, perde l'equilibrio e cade. Un volo di 25 metri nel dirupo, un volo terminato qui, dove il giovane sbatte violentemente la testa e muore sul colpo. Gli amici non lo sanno, chiamano subito il 118, ma per lui non c'è più nulla da fare. Per recuperare il corpo sono intervenuti i vigili del fuoco, sul posto anche i carabinieri di Caprino. Ed ora una storia che ci arriva dal veneziano: chiedono 30.000 euro per non rivelare un incontro omosessuale, un settantenne vittima di un'estorsione e la polizia ha arrestato un'intera famiglia a Roma, tra loro anche un minorenne. Il tutto è iniziato alcuni mesi fa quando la vittima, un maestrino di 70 anni, aveva intrattenuto per qualche mese una relazione con un 28enne rom della zona di Marghera, poi non si erano visti per mesi a causa del lockdown. Quando si è iniziato a uscire, il 28enne si presenta a casa dell'uomo con la famiglia, un 16enne, un 50enne e un 40enne, gli chiedono 30.000 euro, altrimenti avrebbe informato la famiglia della sua relazione. Così la denuncia alla polizia e il blitz del squadra mobile che ha bloccato tutta la famiglia durante lo scambio di denaro. Ed ora andiamo a Treviso con il caso della rivolta degli immigrati all'ex caserma Serena. Resteranno tutti in quarantena fino al 21 giugno. C'è anche un'interrogazione in Parlamento da parte di un senatore leghista e per una trentina di questi stranieri sono in arrivo anche le denunce dopo il caos, dopo i disordini e dopo anche il sequestro di medici e operatori. Sentiamo. Il cancello dell'ex caserma Serena si chiude, nessuno può entrare, nessuno può uscire. Sarà così fino al 21 giugno. Lo ha deciso il prefetto di Treviso dopo il secondo caso di positività al Covid. Tutti in quarantena, i 320 migranti, protagonisti di 48 ore di caos e disordini. Per una trentina di loro, i più facinorosi, scatteranno le denunce dopo il sequestro del personale sanitario e di alcuni operatori che ieri erano entrati nel lab per eseguire i tamponi. Sorvegliati a vista da un cordone di agenti, in tenuta antisommossa, gli stranieri hanno cessato la protesta. C'è chi gioca a calcetto in cortile, chi resta rinchiuso in stanza. Una vicenda che ha fatto riesplodere il caso del lab trevigiano, da 5 anni al centro di proteste e polemiche. Invito il ministro Lamorgese a venire a vedere cosa sta succedendo a Treviso, venire a vedere quali sono le difficoltà di gestire una struttura come questa, venire a ringraziare le forze dell'ordine che da ieri stanno facendo un lavoro davvero incredibile di mediazione, con grande pazienza, con grande autocontrollo, e venire un po' a scusarsi anche con i nostri cittadini. Resta ora da capire come il primo operatore possa essere entrato nella struttura pur essendo positivo. Bisognerà accertare se non sia stata osservata la quarantena o se si sia trattato di un caso di imprudenza. Qualcuno dovrà darci una spiegazione, ha detto il prefetto, che non ha escluso eventuali sanzioni alla cooperativa che gestisce i migranti. Andiamo a Vicenza, indagini della polizia dopo l'ultimo attentato incendiario in città, insomma la clausola antifascista divide ancora. Il sottosegretario, ex sindaco Achille Variati, parla di grave errore tremendo e di tensione. L'assessore regionale Donazzanna precisa che quelle parole andavano cancellate fin dal primo giorno di governo del nuovo sindaco Rucco. Gli investigatori della Digos stanno visionando i filmati delle telecamere della zona attorno a Viale Crispi, dove hanno sede la DL Cobas e Caracol Hollow Jackson, bersagliate da un attacco incendiario di stampo neofascista. Le indagini guardano sia ad un gesto di un singolo balordo, sia ad un possibile tentativo di alzare lo scontro sociale in città, un atto che arriva a poca distanza dalla cancellazione della clausola antifascista dal regolamento comunale, che ha generato un polverone. Su tutto incombe anche una manifestazione antifascista del centro sociale Bocciodromo, che vuole sfilare giovedì prossimo da Piazza Castello fino a sotto Palazzo Trissino, un appuntamento che rischia di svolgersi in un clima caldo, dato che sono attesi anche attivisti dei centri sociali del nord-est, il tutto guardato a vista da un imponente schieramento di forze dell'ordine. Un grave errore togliere quella clausola, ribadisce il sottosegretario all'interno Achille Variati ed ex sindaco, sbagliato fomentare tensioni in un periodo quando invece abbiamo bisogno di una grande solidarietà.
Temo che tutto questo porti ad una legittimazione, purtroppo, di alcuni movimenti neofascisti che esistono in Europa e che esistono anche nella nostra realtà italiana e provinciale. E l'attentato fatto a un'associazione di volontariato di sinistra dei giorni scorsi ne dimostra tutta la gravità. Temo tensioni. Variati giudica anche sbagliato il posto di vanto dell'assessore Giovine, costatogli peraltro alcune minacce anche di morte, vicenda su cui oggi interviene anche l'assessore regionale Donazzan, che oltre a chiedere che i responsabili delle minacce a Giovine e dell'attacco incendiario siano identificati e puniti, difende la decisione della giunta Rucco. Che ci fosse da togliere quella aberrazione costituzionale e della libertà di pensiero era un fatto da farsi il primo giorno di questa amministrazione. Quindi io ringrazio l'assessore Giovine perché ha messo al centro le imprese. Poi la maggioranza gli ha detto di scrivere questa cosa oggi dentro quel regolamento, è un dettaglio di un regolamento. Gruppo Finestre è l'azienda storica trentina sinonimo di innovazione, garanzia e qualità da sempre. Con l'esclusiva giunzione effetto legno a 90 gradi, la garanzia di un prodotto made in Trentino. La qualità delle saldature invisibili per rendere il prodotto esteticamente unico e l'utilizzo dei migliori materiali. Ora, grazie all'eco bonus, puoi avere il tutto pagando solo il 50% e goderti completamente la tua casa. Scopri questa possibilità nei nostri showroom. GruppoFinestre.it. E adesso parliamo ancora della giornata di oggi, di come andate in spiaggia. Andiamo a Jesolo, un sabato con code e con molte persone. Da domani sarà obbligatorio andare al mare con l'app ed è già boom di prenotazioni nonostante il meteo incerto. Vediamo. Sono iniziate le prenotazioni per poter prendere il sole. Dalla mezzanotte di oggi partirà ufficialmente J-Beach, l'applicazione che permetterà di prenotarsi il posto in spiaggia. Le zone libere, dove non occorrerà prenotare, sono due, situate alle due estremità di Jesolo, una a Cortellazzo e l'altra al Faro, dove si potrà continuare a portarsi il proprio sdraio, ombrellone e asciugamano da casa, mantenendo sempre il distanziamento personale. Tra le prime code agli stabilimenti registrati questa mattina, pendolari e turisti si dividono tra spiaggia libera e spiaggia prenotata. Notata, dove c'è però ancora chi non è al corrente delle nuove disposizioni. Spiaggia libera, anche se non è qui, da un'altra parte, però comunque spiaggia libera. L'abbiamo sentita, ma sinceramente non abbiamo ancora capito. Non è molto chiara la cosa, quindi ad oggi siamo venuti qua e poi non si sa. Noi siamo abituali e veniamo spesso qui, di solito di sabato, perché troviamo meno gente. Noi preferiamo spiaggia libera. J.Beach è l'applicazione ufficiale della città di Jesolo per prenotare il proprio posto in spiaggia. Sarà inoltre vietato prendere il sole sui pontili, sono già apparsi i primi cartelli, ma come vedete dietro di noi moltissima gente questo divieto ancora non lo rispetta. Io faccio presente che c'è un cartello messo da poco che non è possibile stare sul pontile, ma poi il rispetto vero delle regole non si nota ancora. La gente che volesse prendere il sole qui sulla battigia può farlo oppure no? No, qui davanti non può farlo, all'altezza del consorzio non può farlo. Prenotazioni circa un centinaio fatte sul sito e anche per domani, sono previsti abbastanza arrivi. Col fatto che si possa prenotare dal sito e ognuno si sceglie l'ombrellone che preferisce in base alla sceglie la posizione che vuole, ha già il prezzo e tutto, si sta trovando abbastanza bene. Bisogna scaricare l'applicazione J-Beach. Selezioni il giorno e poi ti viene fuori in automatico le spiagge dove c'è disponibilità e poi paghi tramite carta e poi scarichi un'altra applicazione dove ti viene fuori il QR code e quando vieni qui loro inquadrano il QR code e sanno già chi sei, che hai pagato e dove devi venire. Da 1 a 10 com'è questa nuova modalità di venire in spiaggia? Dai 8 non è male, insomma alla fine con le applicazioni siamo abituati. E da lunedì riaprono anche i cinema, andiamo a Belluno, siamo stati dal gestore dello storico Cinema Italia, vediamo.
Il ritorno alla normalità passa anche e soprattutto per la ripresa delle abitudini soffocate dal lockdown. Il poter tornare al cinema rappresenta un sollievo tanto per gli operatori del comparto quanto per gli appassionati a digiuno da 2 mesi di quelle straordinarie sensazioni che si possono provare solo di fronte al grande schermo. Le piattaforme di streaming casalingo forniscono un servizio che può accontentare una buona parte di pubblico, ma la magia della proiezione in sala resta insuperata. A riaprire i battenti da lunedì lo storico Cinema Italia di Belluno. I problemi sono stati moltissimi, soprattutto ovviamente quello degli incassi, che sono crollati non di una piccola percentuale o di una parte, ma totalmente del 100%. Per noi forse un po' meno un problema perché disponiamo della sala, per altri sicuramente è stato ancora più difficile. Il cinema purtroppo non aveva un piano B, per cui come cinema indipendenti abbiamo creato una sala virtuale dove mettiamo in programmazione i film che non abbiamo in sala o che vogliamo ripetere dopo che abbiamo fatto in sala. La speranza del gestore Sangalli è sì quella di far tornare gli abituè, che peraltro da settimane fremono per accomodarsi nuovamente in poltroncina, ma anche quella di attrarre una nuova fetta di platea. La sala adesso è predisposta per la vendita dei posti numerati, per cui si dovrà mantenere la distanza di sicurezza, ci dovrà essere 1 metro di distanza rispettato. Detto questo, da lunedì io spero la cosa più importante non solo di rivedere il pubblico che già veniva al cinema, ma di avere un nuovo tipo di pubblico, che è quello che non veniva precedentemente, e possa riscoprire o scoprire finalmente che vedere i film al cinema è diverso che vederli a casa con il telefono acceso o altre distrazioni. Al cinema è tutta un'altra esperienza. E torniamo ancora all'interno del santo, della Basilica del Santo di Padova, perché è iniziato il discorso, i saluti al termine della celebrazione della messa solenne da parte di Sergio Giordani, sindaco di Padova. Sentiamo che cosa dice il sindaco. Gli effetti si vedranno purtroppo per molto tempo nei prossimi mesi e ne dovremo tenere conto fin da subito. Poi penso agli anziani. Ci accorgiamo quanto siano importanti per ognuno di noi e la nostra comunità, adesso che senza difesa tanti di loro sono stati falcidiati dal virus. Pur riconoscendo il grande impegno degli operatori delle residenze per gli anziani, quello che è accaduto ci obbliga a ripensare gli attuali modelli di approccio e gestione dei problemi che riguardano l'età avanzata. Dobbiamo pensare ai criteri che permettono agli anziani di continuare a vivere il più possibile inseriti nel loro contesto sociale e familiare, favorendo il sostegno e la partecipazione delle stesse famiglie. Allo stesso modo, questa pandemia ha fatto emergere la grande difficoltà che abbiamo a occuparci dei bambini e dei ragazzi, della loro crescita e del loro futuro. Con una scuola in evidente affanno, nonostante il grande sforzo degli insegnanti e genitori, di fronte a una situazione molto complicata. Una riflessione approfondita va fatta, naturalmente, anche per il mondo del lavoro, nel quale l'emergenza ha fatto emergere molte fragilità e disuguaglianze, alle quali bisognerà porre rimedio. Le persone e famiglie in difficoltà sono purtroppo aumentate in maniera significativa e noi dobbiamo porci l'obiettivo di dare a loro un aiuto e non lasciare nessuno indietro. Sono riflessioni alle quali dare adesso delle risposte è molto difficile, ma ci deve essere chiaro che non potendo limitarci a sperare che tanto tutto passi, pensando che prima o poi tutto tornerà come prima. E perché non accada così ogni caso, e noi abbiamo il dovere di fare in modo che il futuro della nostra comunità sia migliore di oggi, anche grazie a quello che abbiamo visto e capito in questi mesi. Per fortuna, accanto ai problemi, abbiamo anche delle esperienze positive che è giusto sottolineare. La prima certamente è la responsabilità, l'impegno, la professionalità che sono state andate ben al di là del proprio dovere d'ufficio e con le quali le donne e gli uomini della sanità hanno affrontato, spesso in situazioni anche di grave rischio personale, questa emergenza sanitaria. Non finirò mai di ringraziarli e sono davvero felice
E quindi queste le parole del sindaco di Padova Giordani, con il ringraziamento finale agli uomini della sanità, agli angeli in corsia, agli angeli degli ospedali, così sono stati chiamati, ma richiamo anche al mondo del lavoro, alla crisi, ai mesi difficili che ci aspettano, e poi un pensiero anche per i bambini, per i ragazzi, per gli studenti a casa da scuola da troppi mesi e per i tanti anziani che in termini di malattie, di vittime, hanno pagato un prezzo altissimo di questo coronavirus. Adesso ci spostiamo dal Santo, andiamo a Verona, perché oggi c'è stata la riapertura del più importante parco divertimenti di Gardaland, con la prenotazione e il distanziamento anche in questo caso. Vediamo il servizio. Ma ritornare a Gardaland comunque è sempre un grande piacere, un grande divertimento dopo questo periodo di lockdown, di inattività e di permanenza a casa. È chiaro che è sempre bello ritornare a un inizio di normalità. Come si vede, comunque oggi abbiamo provato la prima attrazione del parco di Gardaland. Come Gianluca Zambrotta sono stati in tanti a prendere parte alla ripartenza di Gardaland, il primo parco divertimenti ad aprire in Italia e fare da guida per un intero settore. Dispenser per il gel disinfettante, file distanziate e sanificazione delle attrazioni ad ogni giro non distraggono da una evidente voglia di divertimento. Dopo il periodo così triste che abbiamo passato, Gardaland dimostra che si può passare una giornata meravigliosa, emozionante, insieme ai propri cari, bimbi, moglie, fidanzata, insomma il vostro gruppo, quelli a cui volete bene, in un luogo bellissimo, in assoluta sicurezza. Il parco sarà vissuto in modo diverso. In questa fase non potranno entrare più di 10.000 persone, la prenotazione va fatta online, le file si fanno solo con il cellulare scaricando la app, qualche attrazione al momento non è stata aperta, anche gli spettacoli al chiuso hanno avuto una riduzione. Per questi lievi disagi il parco estenderà la validità degli abbonamenti di quest'anno anche per tutto il prossimo. Gardaland significa tantissimo per Castelnuovo, sono sicuro che l'apertura del Gardaland farà da volano per tutte le nostre attività economiche, turistiche, e quindi è uno dei punti di ripartenza del nostro lago e del turismo sul nostro lago. E la riapertura di Gardaland corrisponde al primo arrivo di turisti tedeschi sul lago, complice la Pentecoste, da ieri sera si nota una certa vivacità. Cominciano ad arrivare i primi stranieri, c'è stato un bel movimento, le aspettative sono, sicuramente c'è forte preoccupazione, ma speriamo di avere un luglio, agosto, settembre vicino agli standard di normalità, questo sarebbe già importante. Gardaland e gli altri parchi accrescono l'offerta turistica di un intero lago, per questo si pensa anche ad adeguate infrastrutture. A gennaio ho fatto un incontro con l'amministratore delegato di RFI, dove ho proposto non solo il collegamento ferroviario all'aeroporto di Verona, ma anche un collegamento ferroviario che arrivi direttamente sul lago di Garda nella zona dei parchi. RFI si è dimostrata positiva a questa proposta, hanno fatto un'analisi dei flussi e del potenziale che ci potrebbe essere, perché sicuramente se vogliamo fare una ferrovia questo è il luogo giusto, e la settimana prossima ho un incontro tecnico con RFI per andare avanti su questo progetto. E con questa immagine e con le dichiarazioni dell'assessore De Berti ai trasporti termina questa edizione del TG Veneto News. Grazie a tutti per l'attenzione, noi ci vediamo domani ai soliti orari. Grazie a tutti e arrivederci. Prestazioni senza compromessi nel mini escavatore SK17 Giro Sagoma. Affidabilità e un servizio assistenza tempestivo. Scopri la promo sul sito bassan.com.